Scusatemi per il piccolo ritardo, è stata anche questa una mattinata, diciamo, con molte cose da fare. Chiaramente molto volentieri faccio con voi un bilancio finale del summit dei leader del G7 sotto presidenza italiana. Chiaramente non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l'Italia nel suo complesso un onore presiedere questo vertice, presiedere il G7 nell'arco, come sapete, di tutto il 2024. Così come non posso partire da diversi ringraziamenti che vale la pena di fare. Chiaramente devo ringraziare tutta la squadra che ha in modo così efficace seguito l'organizzazione di un evento estremamente complesso, così come non posso non ringraziare chi ha curato ovviamente tutti i negoziati diplomatici, a partire dall'ambasciatrice Elisabetta Belloni, chiaramente con tutta la sua squadra. Erano negoziati chiaramente molto complessi. Voglio ringraziare anche il mio consigliere diplomatico, l'ambasciatore Fabrizio Saggio, e poi chi ha fatto sì che un programma molto cadenzato, molto denso, alla presenza di numerose delegazioni, come sapete, particolarmente il nostro outreach era molto nutrito, potesse svolgersi sostanzialmente senza problemi. E quindi vanno ringraziati tutti coloro che si sono occupati in generale dell'organizzazione di questo evento sotto tutti i suoi aspetti. Devo ringraziare chiaramente tutte le amministrazioni dello Stato italiano, tutti i funzionari che a ogni livello, in ogni articolazione dello Stato italiano hanno contribuito al successo di questa iniziativa, perché senza timore di smentita di un successo si è trattato. Un ringraziamento particolare, chiaramente, voglio rivolgerlo alle forze di polizia, alle forze armate, che hanno assicurato che tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Mi permetto di ringraziare anche voi giornalisti, tutti gli operatori dell'informazione. In questi giorni avete fatto chiaramente la spola un po' tra Bari e Borgo Egnazia, avete seguito i lavori, li avete raccontati all'Italia, li avete raccontati al resto del mondo. Era per noi ovviamente molto molto prezioso. Sono grata ai pugliesi, sono grata alle istituzioni locali, ci hanno accolto in un modo straordinario. Spero che anche questo, grazie a questo vertice, insomma, questa terra meravigliosa possa essere ancora più riconosciuta, apprezzata, conosciuta, amata a livello mondiale, come merita di essere. Direi che si è trattato complessivamente di un ottimo gioco di squadra che rende onore all'Italia nel suo complesso. L'Italia ha dimostrato ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la sua capacità di essere all'altezza di organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza. Deve essere motivo d'orgoglio per tutto il popolo italiano. Noi spesso, diciamo così, ci dimentichiamo di ciò di cui siamo capaci, ma oggi è giusto sottolinearlo, perché credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti. Il vertice dei leader si è concluso ieri, come sapete, con l'adozione formale di una dichiarazione finale che era già stata definita il giorno prima, e mi piace sottolinearlo perché non accade spesso e credo sia un elemento che dimostra l'unità di intenti del G7. La dichiarazione finale è un documento estremamente ampio, estremamente significativo. Contiene molti impegni su altrettante sfide globali che siamo chiamati ad assumerci in questo tempo difficile. Si tratta di impegni concreti che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, chiaramente anche per il nostro futuro, e io credo fosse fondamentale ribadire ancora una volta la nostra compattezza di fronte a queste sfide. Quindi chiaramente un ringraziamento va anche a tutti i miei colleghi, quindi Joe, Emmanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles, alle loro squadre, ai loro Sherpa, per il contributo positivo fondamentale che hanno dato alla riuscita di questo vertice. E ovviamente ringrazio anche i tanti leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato ieri alla sessione Outreach, una delle più nutrite, delle più rappresentative di sempre, che credo abbiano reso questo vertice ancora più significativo. Noi abbiamo ospitato i vertici di ONU, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Banca Africana di Sviluppo, OCSE,
oltre ovviamente ai presidenti Zelensky, che come sapete ha preso parte durante la prima giornata alla sessione speciale sull'Ucraina, ma sono intervenuti anche il leader del Brasile, che è anche presidente di turno del G20, dell'India, il presidente di turno dell'Unione Africana, quindi la Mauritania, diverse nazioni africane e del Mediterraneo, Algeria, Giordania, Kenya, Tunisia e Turchia, il Golfo con gli Emirati Arabi Uniti. E credo che questo fosse un altro segnale molto importante da dare, cioè che il G7 non vuole essere, come abbiamo detto ieri durante la sessione Outreach, una fortezza chiusa, ma non è, diciamo, una realtà che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, è invece un'offerta di valori che vuole aprirsi al mondo per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme. Penso che fosse importante per cercare di smontare quella narrazione che vorrebbe, come dire, l'Occidente contro il resto del mondo. Non è così, e credo che questo approccio sia stato confermato durante la presidenza italiana. Sono orgogliosa che un racconto completamente diverso sia stato fatto proprio sotto presidenza italiana. Abbiamo vissuto ieri una giornata straordinaria, io diciamo non ho difficoltà a definirlo un momento storico, con la presenza del Pontefice, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza per il grande regalo che ci ha fatto ieri, non solo partecipando al vertice, era la prima volta in quasi 50 anni di storia del G7 che un pontefice prendesse parte ai lavori. Lo voglio ringraziare per questo, lo voglio ringraziare chiaramente per averci regalato il suo preziosissimo punto di vista sul tema dell'intelligenza artificiale e anche per il rispetto che ha dimostrato rimanendo oltre 3 ore ad ascoltare gli interventi di tutti i leader in una sessione che era molto lunga. Io l'ho trovato un messaggio straordinario e davvero sarò eternamente grata al Santo Padre per questo regalo davvero importante che ci ha fatto, per questo messaggio straordinario che ha voluto mandare. Veniamo ai contenuti. Con la dichiarazione finale il G7 ribadisce chiaramente il suo impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole che è basato sulla forza del diritto, sistema che è stato messo in discussione, che è stato messo a repentaglio con la guerra d'aggressione russa all'Ucraina, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché i focolai di crisi nel mondo continuano a moltiplicarsi, differentemente da quanto qualcuno sperava o da quanto qualcuno preconizzava. Intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Il G7 ha ribadito questo impegno, ha raggiunto l'accordo che era tutt'altro che scontato per un sostegno finanziario aggiuntivo di circa 50 miliardi di dollari collegato agli extra profitti derivanti dall'immobilizzazione dei beni russi. Si tratta di un passaggio politico fondamentale, di un accordo dal significato estremamente importante, che ora chiaramente dovrà essere definito dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane, tenendo soprattutto tenendo presente il quadro di riferimento già adottato a livello di Unione Europea. Confermare il nostro sostegno all'Ucraina per il tempo che sarà necessario rimane anche la condizione sine qua non per avviare qualsiasi iniziativa diplomatica per la soluzione della crisi, anche questo voglio ribadire, cioè la precondizione lo è dall'inizio per qualsiasi soluzione di pace. Se oggi si aprirà in Svizzera la conferenza di pace promossa dal Presidente Zelensky, che alla quale ovviamente partecipa anche l'Italia, già lì presente il nostro Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, è perché noi con il nostro sostegno deciso, compatto in questi 2 anni abbiamo consentito che l'Ucraina non fosse invasa. Vale la pena di ricordarlo sempre. Nella dichiarazione si ritrova ovviamente anche la piena sintonia sul tema del conflitto in Medio Oriente. Abbiamo confermato il nostro sostegno alla preziosa proposta di mediazione portata avanti in particolare dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e un significativo aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza. Sono temi dei quali chiaramente io ho parlato anche nell'incontro bilaterale che ho avuto ieri con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con diversi
altri leader anche nella mattinata di oggi. Voglio dire che sono particolarmente fiera, voglio dirlo a nome dell'Italia, dell'impegno che l'Italia ha saputo dimostrare in questi mesi rispetto alla crisi medio orientale, particolarmente sul fronte umanitario. Voglio ribadirlo perché è un impegno che ci viene riconosciuto da tutti i nostri interlocutori. Il G7 ha ovviamente ribadito anche ogni sforzo per scongiurare ogni possibilità di escalation nella regione, per una soluzione politica duratura della crisi, è stato oggetto ovviamente delle nostre interlocuzioni con la prospettiva della soluzione a due Stati. È un impegno ribadito anche dalle nazioni che sono state invitate alla sessione Outreach. Come sapete, un focus che ha caratterizzato la presidenza italiana riguarda particolarmente il rapporto con il continente africano. Io sono molto fiera del fatto che il G7 abbia condiviso un approccio italiano, un approccio su cui l'Italia ha, diciamo così, ha cercato di essere un punto di riferimento dall'inizio del mandato di questo governo. Il G7 decide di unire gli sforzi per costruire un nuovo modello di sviluppo e di cooperazione con le nazioni africane basato su un partenariato da pari a pari affinché queste nazioni possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono. Noi abbiamo condiviso ad alto livello diverse iniziative su questo fronte, soprattutto lavorando per rafforzare la sinergia tra progetti diversi e perfettamente compatibili. Da una parte chiaramente il Piano Mattei per l'Africa, iniziativa tutta italiana, dall'altra il Global Gateway dell'Unione Europea e dall'altro ancora la Partnership for Global Infrastructures and Investment del G7, iniziativa avviata 2 anni fa. Voi avete visto che sulla sinergia tra questi tre piani di investimenti in Africa noi abbiamo anche organizzato un side event con il coinvolgimento anche del settore privato, di aziende leader italiane e statunitensi, nonché delle banche internazionali di sviluppo. Credo che questa iniziativa abbia rappresentato uno dei fiori all'occhiello di questo summit dei leader del G7, perché offre la dimensione della concretezza con la quale noi vogliamo lavorare su questi temi. Di Africa si è parlato molto, si è parlato in tantissime iniziative internazionali, si è scritto in moltissimi documenti, ma io credo che quello che fa la differenza in questo tempo sia dimostrare che i documenti non finiscono lì e che a quei documenti seguono fatti concreti. Quello che noi stiamo facendo è esattamente questo. Abbiamo rafforzato gli impegni pregressi per lo sviluppo sostenibile, ma soprattutto abbiamo lanciato una serie di nuove iniziative importanti, molto concrete, nel campo della sicurezza alimentare, nel campo dell'energia, nel campo delle tecnologie digitali, delle infrastrutture, e credo che questo sia ciò che fa la differenza. E quindi cito velocemente la Puglia Food Security Initiative, che ha l'obiettivo di rafforzare la produzione agricola in Africa e rendere più sostenibili, più resistenti i sistemi alimentari di quelle nazioni. La Energy for Growth in Africa, per favorire lo sviluppo di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia verde, è un'iniziativa adottata dal G7 alla quale hanno aderito anche 7 nazioni africane e alcune nazioni che erano parte dell'outreach invitato ieri. Intendiamo chiaramente estenderla in maniera trasparente, in maniera aperta. Aggiungo poi il G7 Hub on Sustainable Use of Land per promuovere l'uso sostenibile delle terre, l'African Virtual Investment Platform, la G7 Platform for Green Investments per incoraggiare gli investimenti nel continente con un'attenzione particolare rivolta al tema delle energie pulite, delle tecnologie pulite. E in ultimo cito anche la creazione di un centro per sostenere l'avvio di ecosistemi digitali in Africa, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale. Sono progetti ad alto potenziale che chiaramente intendiamo sviluppare in maniera sinergica, sempre agganciandoli al Global Gateway e al PGII e sempre ovviamente anche al Piano Mattei. Molto importante anche l'impegno del G7 per aumentare la partecipazione delle economie africane nelle catene globali del valore, nell'ottica di favorire lo sviluppo e la distribuzione della ricchezza
di quelle nazioni. Come vedete, dicevo, non si tratta semplicemente di documenti, ai nostri impegni abbiamo cercato sempre di far seguire anche delle iniziative concrete che da questo vertice potessero partire. Lavorare a un approccio nuovo nella cooperazione con il continente africano, come voi sapete dal mio punto di vista, è anche il modo migliore di affrontare un'altra grande emergenza globale che è il governo dei flussi migratori, perché questo G7, sempre su impulso italiano, per la prima volta nella sua storia ha parlato anche di governo dei flussi migratori. Nella dichiarazione finale viene ribadito infatti l'impegno comune per affrontare le cause profonde della migrazione, per garantire quello che secondo noi è il primo dei diritti che va garantito, che è il diritto a non dover emigrare, a non dover lasciare, a non dover essere costretti a lasciare la propria terra, la propria casa, potendo trovare in quella terra e in quella casa le condizioni per la propria realizzazione. Ma abbiamo preso impegni anche sull'altra faccia della medaglia di questo problema, che è la lotta contro i trafficanti di esseri umani. Abbiamo convenuto che sia necessario costruire un coordinamento a livello internazionale, una coalizione globale contro i trafficanti di esseri umani, mettendo a sistema gli sforzi per contrastare una piaga che alimenta i flussi dell'immigrazione illegale, che di fatto per noi rappresenta una nuova forma di schiavitù. E io sono particolarmente fiera della discussione e dei risultati su questo tema, perché non era mai stato trattato in questo vertice, non era mai stato trattato con tanta chiarezza. Abbiamo portato un modello che è tutto italiano, che nasce da due grandi italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nel combattere la mafia chiedevano di seguire i soldi, follow the money. Oggi le Nazioni Unite ci dicono che la tratta di esseri umani è diventata l'attività più redditizia al mondo delle reti criminali, ha superato il traffico di armi, eguaglia il traffico di droga. Ecco, io credo che se noi colpiamo al cuore di queste organizzazioni criminali seguendo i proventi dei loro traffici, questo può fare la differenza nella nostra capacità di combattere questi schiavisti del terzo millennio. Come sapete, una parte altrettanto significativa dei nostri lavori ha riguardato la questione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata voluta dalla Presidenza italiana come un'altra delle nostre priorità, come abbiamo detto nei documenti e come abbiamo detto durante i due giorni del vertice, si tratta di una delle sfide più complesse e più impattanti che abbiamo di fronte. Il nostro obiettivo è garantire che questa nuova tecnologia, nel momento in cui la sviluppiamo, rimanga in ogni caso controllata dall'uomo, abbia l'uomo, mantenga l'uomo come suo ultimo fine. Su questo chiaramente il Santo Padre ha dato un suo contributo straordinario, anche morale, dando però concretezza al concetto che era stato promosso proprio dalla Santa Sede di algoretica, cioè dare un'etica agli algoritmi. Siamo riusciti a far adottare l'iniziativa nelle nostre conclusioni di un marchio che consente alle imprese che adottano un codice di condotta di essere riconoscibili dai cittadini e dai consumatori. E abbiamo avviato, chiaramente come avevamo annunciato, un focus sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nel mercato del lavoro, consapevoli come siamo che questa rivoluzione tecnologica avrà su tutti i settori, delle conseguenze che avrà su tutti i settori e sulla vita potenzialmente di milioni e milioni di lavoratori. La dichiarazione si occupa ovviamente di molti altri temi, Indo-Pacifico, sicurezza economica, catene di approvvigionamento, si occupa del nesso clima-energia. Siamo consapevoli chiaramente che le grandi sfide del mondo di oggi siano pienamente interconnesse, per questo abbiamo voluto mantenere, diciamo costruendo sui risultati della presidenza giapponese dello scorso anno, abbiamo mantenuto alte le priorità dei temi legati all'Indo-Pacifico, alla sicurezza economica, con l'obiettivo chiaramente di dare un messaggio chiaro, particolarmente alla Cina. Noi siamo aperti al dialogo, ovviamente, però le nostre imprese devono poter competere ad armi pari, perché il mercato può essere libero solamente se è anche equo. Quindi libero mercato, ma in un quadro di concorrenza leale. Abbiamo riservato
una particolare attenzione anche al Mediterraneo, come sapete, che è il nostro mare che ha ritrovato una sua centralità. Si tratta chiaramente del mare di mezzo tra i due grandi spazi marittimi del globo, come abbiamo detto in questi giorni, l'Atlantico da una parte, l'Indo-Pacifico dall'altro, passando chiaramente per il Golfo Persico, una centralità che può dare l'occasione all'Italia, se sfruttata bene, anche di diventare uno snodo verso il resto d'Europa, non solo dal punto di vista energetico. Noi abbiamo parlato molto di energia in questi mesi, ma penso anche alla questione dei dati, che sono l'energia delle nostre società digitali, lo saranno progressivamente sempre di più. Credo che ci siano progetti come ad esempio il progetto Blue Raman, che collegherà l'India alle economie europee passando per il Mediterraneo, sia uno di quei progetti strategici che possono fare scuola. Tra i temi che affronta la dichiarazione finale c'è ovviamente la questione legata ai cambiamenti climatici, questione sulla quale è necessario mantenere alta l'ambizione in termini di risultati da raggiungere senza però adottare posizioni ideologiche o preconcette. La sfida per l'Italia rimane sempre quella della neutralità tecnologica. Dobbiamo lavorare anche come G7 con un approccio pragmatico che ci consenta di mantenere gli impegni che abbiamo preso a livello internazionale, da ultimo alla COP28 di Dubai, tenendo sempre presenti quelle che sono le esigenze del nostro sistema produttivo e dei nostri cittadini. Non possiamo cioè cadere nel paradosso che per proteggere l'ambiente finiamo per avvantaggiare nazioni che sono in competizione con noi e che non si fanno grandi problemi ad adottare pratiche commerciali molto aggressive, spesso proprio a danno dell'ambiente. In ambito G7 abbiamo concordato anche un forte impegno politico in favore di un sistema di tassazione internazionale più giusto e stabile, la famosa Global Minimum Tax. È un tema al quale, come sapete, io tengo particolarmente, al quale ho lavorato come presidente di turno del forum. Ieri abbiamo ascoltato il segretario generale dell'OCSE spiegarci che la convenzione multilaterale che è stata negoziata proprio in ambito OCSE a Parigi sulla tassa minima globale è pronta per essere firmata sul piano tecnico. Il G7 e l'OCSE su questo tema hanno lavorato in parallelo ovviamente anche con il G20. Tocca adesso agli Stati esprimere la volontà politica di aderire, quella dell'Italia ovviamente c'è e mi auguro che sia fatto al più presto. Questi sono i contenuti principali di un vertice, di un documento che come vedete sono stati molto densi. Io sono molto molto soddisfatta di questo lavoro. Chiaramente nel corso di questo vertice ho avuto anche molti incontri bilaterali, a partire appunto citavo quello con il presidente Biden, con il quale ho discusso soprattutto dei principali scenari di crisi internazionale, del rafforzamento anche della nostra cooperazione bilaterale con riferimento agli investimenti nel settore delle nuove tecnologie. Voglio ricordare che nell'ultimo anno poco più l'export italiano negli Stati Uniti è cresciuto di quasi 7 miliardi, dimostra come stia, diciamo, crescendo una cooperazione che è per noi ovviamente molto preziosa. Ho avuto colloqui con il primo ministro Trudeau, con il presidente Lula, chiaramente per assicurare continuità tra il lavoro della presidenza italiana di quest'anno, il lavoro della presidenza canadese del prossimo anno, tra il lavoro del G7 e il lavoro del G20 che come sapete quest'anno è ribadisco alla presidenza nel Brasile. Con il Canada abbiamo anche adottato il piano d'azione per rafforzare la cooperazione bilaterale, così come con il Giappone, con il primo ministro Kishida, con il quale pure ci siamo incontrati. Nelle mie discussioni invece con il primo ministro Modi abbiamo esplorato modalità per approfondire il nostro partenariato strategico che è stato avviato nel 2023. Con il presidente algerino Tebboune, che ho incontrato questa mattina, abbiamo fatto il punto sull'avanzamento particolarmente dei progetti pilota che sono legati al piano Mattei per l'Africa. Il piano Mattei per l'Africa è stato anche al centro del colloquio con il presidente della Banca Mondiale e con il presidente della Banca di Sviluppo Africana. Insieme alla Banca Mondiale abbiamo adottato una dichiarazione di intenti che ci permetterà di realizzare iniziative congiunte di sviluppo delle nazioni africane. Con il presidente della Banca di Sviluppo Africana
ad Esina, abbiamo lanciato nuovi strumenti finanziari per l'attuazione del Piano Mattei, chiaramente soprattutto per incoraggiare gli investimenti privati nel continente, e questi sono alcuni degli incontri che ho avuto nel corso del vertice, ma è evidente che ho avuto scambi con tutti i leader presenti, e quindi cito anche il re di Giordania, il presidente Milei, lo sceicco Mohammed bin Zayed, il presidente del Kenya Ruto, il segretario generale delle Nazioni Unite. Insomma, chiaramente abbiamo parlato in questi giorni con tutti i leader. Ho avuto anche la possibilità di uno scambio con il presidente di turno dell'Unione Africana, che è il presidente della Mauritania, che tra l'altro ha introdotto, come sapete, è stato il nostro keynote speaker nella sessione outreach proprio sul tema del continente africano. Ovviamente si è chiuso, e mi avvio alla conclusione, si è chiuso il vertice dei leader, come sapete però i lavori della presidenza italiana proseguono, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si svolgeranno altre riunioni ministeriali nelle quali chiaramente continueremo ad approfondire le nostre priorità. È un impegno iniziato il primo gennaio che da qui, che dal primo gennaio alla fine di quest'anno vedrà l'Italia ospitare 21 riunioni ministeriali, più di 130 riunioni di gruppo di lavoro tecniche, oltre agli incontri dei gruppi di impegno nella società civile, cito il CIL7, Women7, Youth7, Labor7, che poi sarebbe 7, Business7, e per la prima volta voglio ricordare anche che la presidenza italiana quest'anno ha voluto organizzare riunioni specifiche dedicate al tema della difesa, al tema della disabilità. Lo considero un altro fiore all'occhiello della presidenza italiana, non era mai accaduto che questo tema avesse una sua specifica riunione ministeriale nell'ambito del G7 e anche del turismo. Sono, insomma, mi pare di averlo già detto, molto, molto fiera del lavoro che abbiamo fatto, sono molto fiera del successo di questo vertice. L'Italia in questi giorni è chiaramente stata al centro del mondo, gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi, era una grande responsabilità, ma sono davvero orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta. Quindi grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno lavorato, perché è stato uno straordinario gioco di squadra. Grazie. Grazie. Cominciamo con le domande. Grazie. Cominciamo con le domande. Emanuele Lauria di Repubblica, se si alza, grazie. Eccoci, grazie. Buongiorno. Buon pomeriggio, Presidente. Allora, uno dei passaggi delle conclusioni del vertice, che peraltro è stato molto dibattuto, è quello sui diritti. Vuole chiederci in questa sede perché non è stato inserito il termine aborto nelle conclusioni e perché ci si è limitati a un richiamo alla dichiarazione finale di Hiroshima. Peraltro il presidente francese Macron si è detto dispiaciuto per questo e ha ricordato che la Francia ha previsto il diritto all'aborto in Costituzione. Ecco, lei farebbe la stessa proposta in Italia? E al proposito le chiedo se la sua maggioranza, insomma, intende modificare, aggiornare la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. E poi, se mi permette, solo un flash, siccome abbiamo appreso da altri leader che si è parlato anche dei futuri assetti europei dei top jobs, volevo sapere se lei sosterrà il bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Grazie. Allora, guardi, ho detto mille volte che non intendo modificare la legge 194, intendo applicarla in tutte le sue parti. Credo che sia una legge molto equilibrata, fatta molto bene, e credo che non abbia bisogno di essere modificata. Sul tema del perché non ci sia il riferimento alla parola aborto ho già risposto, perché solitamente accade che nei documenti finali di queste sessioni le cose che sono già date per acquisite non vengono ripetute pari pari. Noi abbiamo richiamato le dichiarazioni di Hiroshima, nelle dichiarazioni di Hiroshima era molto chiaro questo passaggio sulla necessità di garantire l'accesso all'aborto libero e sicuro, e di solito in questi documenti, per evitare di renderli inutilmente ripetitivi, quando una cosa si ripete si richiamano le documenti
i documenti precedenti. Credo sinceramente che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta, e infatti è una polemica che non è esistita nel vertice, che non è esistita nelle nostre discussioni, proprio perché non c'era nulla su cui ci fosse ragione di litigare. E quindi io penso, capisco ovviamente, insomma, capisco le ragioni per cui queste polemiche nascono, capisco perché da alcuni vengono alimentate, ma non era oggettivamente un tema che dalle parti nostre è stato oggetto di questa discussione. Per quello che riguarda invece gli assetti europei, lei sa che noi avremo una riunione lunedì, vedremo, e lì sarà, diciamo, quella sarà la sede per aprire le nostre valutazioni. Chiaramente lei sa anche come funziona tendenzialmente, diciamo, la proposta sulla presidenza della Commissione europea è una proposta che spetta al Partito Popolare Europeo, che è il partito che ha, diciamo, il maggior numero di parlamentari. Quando la proposta arriverà nel suo complesso e vedremo anche quali saranno le valutazioni sugli altri ruoli di vertice, noi ovviamente faremo le nostre valutazioni, e quello che interessa a me, il primo tema che interessa a me, anzi i primi due temi che interessano a me, e sulla base dei quali poi farò le mie valutazioni come governo italiano, sentiti anche chiaramente gli altri partiti della maggioranza, è, punto primo, che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di, chiaramente, competenze delle quali ci si dovrà occupare quando si formerà la Commissione, ci saranno i commissari, e che l'Europa, diciamo, comprenda il messaggio che è arrivato dai cittadini europei. Perché se vogliamo trarre, diciamo, come insegnamento dal voto delle elezioni europee che andava tutto bene, temo che le cose, diciamo, sarebbe una lettura un po' distorta, no? I cittadini europei chiedono pragmatismo, chiedono un approccio che sia molto meno ideologico su diverse grandi questioni, chiedono che l'Europa si occupi di alcune priorità delle quali si è occupata poco negli anni passati, e meno di priorità delle quali si è occupata molto negli anni passati. E io spero che questo messaggio possa essere compreso, perché poi i cittadini votano per una ragione, votano per dare le indicazioni a chi ha la responsabilità della politica su quale debba essere la linea da seguire. A me pare, insomma, che un messaggio sia arrivato chiaro, e questo è quello che mi interessa. Lei sa che cosa penso sulle priorità delle quali l'Europa dovrebbe occuparsi nei prossimi anni, e le nostre valutazioni chiaramente le facciamo a valle di questi ragionamenti, non le facciamo a monte. Questo è un gioco che fanno altri, diciamo, che pensano di poter definire, come abbiamo detto tante volte, tutte le caselle prima che i cittadini votino. Insomma, io penso che la politica debba soprattutto rispondere all'indicazione che arriva dai cittadini. Angelo Amante della Reuters, si alzi in piedi per favore, grazie. Buon pomeriggio Presidente, riguardo l'accordo che avete raggiunto sul prestito di 50 miliardi all'Ucraina, vorrei chiederle a quanto ammonterà l'esborso in quota parte dell'Italia per questo prestito, e se verrà direttamente erogato al governo oppure attraverso l'Unione Europea. E poi su questo prestito rimane anche sospesa una questione, cioè cosa succederebbe nel momento in cui gli asset russi congelati che lo sostengono fossero, a un certo punto dovessero tornare nelle mani di Mosca. A questo punto l'onere del prestito andrebbe a gravare sui bilanci nazionali e dunque anche su quello dell'Italia. Grazie. Grazie a lei. Ma guardi, come credo si sappia, il prestito di circa 50 miliardi è già stato annunciato che verrà fornito dagli Stati Uniti, poi anche Canada, Regno Unito e probabilmente Giappone, compatibilmente chiaramente con i suoi limiti costituzionali, hanno annunciato di voler probabilmente partecipare. Attualmente non intervengono in questo prestito le nazioni europee, anche considerando il fatto che gli asset si trovano tutti immobilizzati in Europa, ovviamente, e quindi l'Europa contribuisce già individuando il meccanismo di garanzia per la restituzione di questo prestito, fermo restando che, come lei sa, questa decisione dovrà passare al vaglio del Consiglio europeo e deve essere tecnicamente definita dai ministri delle finanze dell'Unione europea. Quanto al tema dello scongelamento, guardi, a me pare evidente che, diciamo, essendo i beni congelati in ragione delle sanzioni, ed essendo le sanzioni di fatto collegate all'aggressione verso l'Ucraina,
l'ipotesi di uno scongelamento sia solamente nel caso chiaramente di un processo di pace, ma io presumo che in quel processo di pace verrebbe negoziato anche il tema di chi debba pagare la ricostruzione dell'Ucraina. Quindi insomma è un tema che secondo me si affronta in maniera diversa. Grazie. Paolo Cappelleri dell'Agenzia ANSA. Salve Presidente, alla vigilia di questo G7 alla Camera è andata in scena una bagarre fra parlamentari piuttosto inedita. Il Presidente del Senato l'ha definita un harakiri proprio nel momento in cui gli occhi del mondo erano puntati sul summit in Puglia. Volevo sapere cosa pensa di questo episodio e se le ha creato imbarazzo. Adoro l'incipit alla vigilia del G7, diciamo, per inserirlo nella materia di oggi, ma le rispondo volentieri, guardi. Io trovo molto grave che ci siano esponenti della maggioranza che cadono nelle provocazioni, prevedo che le provocazioni aumenteranno, penso che i cittadini italiani si debbano interrogare su quale sia l'amore che hanno per la loro nazione esponenti politici che cercano di provocare per ottenere un risultato come quello che hanno ottenuto, dileggiando membri del governo, cercando di occupare i banchi del governo proprio mentre gli occhi del mondo sono puntati su di noi. Quindi per tutti quelli che sono bravi a darci lezioni sul rispetto delle istituzioni, forse se si parte dal rispetto per la propria nazione si arriva anche a un rispetto per le istituzioni che non ho visto in questi giorni. In ogni caso neanche questo è riuscito a rovinare l'ottima riuscita di questo vertice. Abbiamo Virginia Pietromarchi di Al Jazeera. Buon pomeriggio, se non è un problema le farei la domanda in inglese. Va bene. Grazie. The G7 has once again delivered strong support for Ukraine, both financially and militarily. It has failed, though. Finanziario e militare, però non ha criticato abbastanza la condotta dell'Israele in 8 months, in which ignores ICJ rulings, molte migliaia di persone in pochi mesi. How many more civilian e c'è una risoluzione dell'ONU. Quanti morti civili in più serviranno prima che il G7 condanni, preveda delle sanzioni o metta un divieto di vendita di armamenti ad Israele? Allora, dobbiamo ricordare che c'è stato qualcuno che ha rapito, che ha preso civili, bambini, donne, adulti e che ha fatto qualcosa di atroce. Adesso dobbiamo lavorare per la pace ed è questo che stiamo facendo. E per la pace dobbiamo avere dialogo e poi dobbiamo riconoscere il diritto alla sicurezza di Israele, il diritto di Israele di vivere nella pace, ma anche il diritto dei palestinesi di avere il loro Stato nel quale vivere in maniera pacifica. Ed è questo che stiamo facendo. Ed è l'unico modo di gestire questo problema. Non si tratta solo di dire qualcosa su qualcuno. C'è da lavorare, c'è da entrare in dialogo gli uni con gli altri. L'ho sempre detto. Potrebbe sembrare che Israele stia cadendo in una trappola o si stia buttando nella trappola di Hamas. Sta funzionando in parte, cioè la trappola di Hamas funziona, però bisogna lavorare per la sicurezza di Israele ed è questo che l'Italia sta facendo. Buonasera Presidente, lei ha ricordato come un elemento, anche se vogliamo un'immagine centrale di questo G7, è stata la partecipazione straordinaria di Papa Francesco. E quale parte, diciamo, che cosa l'ha colpita delle parole profonde del Santo Padre sul tema dell'intelligenza artificiale e poi sul tema di questa tecnologia a quel tavolo dei leader? Ecco, quale elemento, quale settore in particolare ha suscitato preoccupazione o speranze? Esempio, l'utilizzo militare in negativo, l'utilizzo per tecnologie di salute in positivo di una tecnologia, e qua mi vengono gli sfottò dei colleghi, che sembra un po' l'anello del potere, no? Potenzialità straordinarie, ma capaci di renderti schiavo. Guardi, sicuramente le parole che il Santo Padre ha speso proprio sul tema del rapporto tra queste tecnologie e le armi, il tema della difesa, era molto importante, era un segnale molto importante. Dice il Santo Padre: nessuna macchina può decidere autonomamente
se togliere la vita a un essere umano, no? Sono una delle grandi, enormi questioni esistenziali che il tema dell'intelligenza artificiale pone e con i quali noi dobbiamo cercare di, sui quali dobbiamo cercare di interrogarci in modo profondo. Io penso che questo sia uno dei casi nei quali non bisogna, perché è un po' una percezione che nel dibattito a volte ho avuto, no? Non bisogna trattare questa materia come se fosse tutta bianca o tutta nera. No, noi dobbiamo svilupparla e basta, il mercato farà il resto, per capirci, da una parte, oppure il messaggio che a volte può sembrare il messaggio di chi dice bisogna garantire che l'uomo rimanga al centro del processo, non dobbiamo sviluppare l'intelligenza artificiale. Io l'ho detto ieri in chiusura della sessione Outreach, gli strumenti sono neutrali, non sono di per sé né buoni né cattivi, il punto è come si riesce a indirizzarli verso ciò che è buono e come si riesce a limitare i rischi di ciò che è cattivo. L'intelligenza artificiale ha diversi di questi rischi, porta con sé moltissime opportunità, molti rischi. È un moltiplicatore. Che cosa vogliamo moltiplicare? È la domanda che noi dobbiamo farci. E chiaramente la risposta non è una risposta facile, ma tra i rischi noi dobbiamo annoverare l'impatto sul mercato del lavoro, che è stato una parte del focus italiano, perché noi siamo abituati, ve l'ho detto tante volte, noi siamo abituati a un progresso che ottimizza le competenze umane, ma la sostituzione di lavoro alla quale storicamente il progresso e la tecnologia ci hanno abituato era una sostituzione prevalentemente di lavoro fisico e questo consentiva agli esseri umani, alle persone di concentrarsi sui lavori più alti, sui lavori di organizzazione, sui lavori di concetto. Quando è l'intelletto che rischia di essere sostituito, l'impatto nel mercato del lavoro può essere molto importante, cioè noi dobbiamo fare i conti con un futuro nel quale sempre più persone rischiano di non essere utili e di un impatto che inevitabilmente arriva ai lavori più profilati, a tutto il mondo delle professioni ad esempio, anche con ulteriori domande che dobbiamo farci. Si parlava di sanità, no? L'approccio dell'intelligenza artificiale nel mondo della salute. Certo che se noi utilizziamo l'intelligenza artificiale come strumento per aiutarci a trovare delle cure per malattie che oggi non conosciamo, quello è uno sviluppo positivo, ma se noi pensiamo che possiamo sostituire i medici con delle applicazioni magari detenute dalle case farmaceutiche, quello è un altro sviluppo. E l'impressione che ho io è che noi non ci stiamo rendendo conto che delle volte barattiamo la nostra libertà con la comodità e che i risultati di questa scelta che stiamo facendo potrebbero, diciamo, esserci chiari quando non possiamo più correggerli. Questo è un aspetto del tema dell'intelligenza artificiale. Un altro aspetto del tema dell'intelligenza artificiale è che chiaramente noi andiamo verso un mondo nel quale diventa molto difficile riconoscere cosa sia vero e cosa non lo sia. E l'impatto che questo ha e può avere soprattutto sui sistemi democratici nel rapporto tra la politica e i cittadini è potenzialmente devastante. Un altro problema legato all'intelligenza artificiale è che tutte le grandi innovazioni che producono vantaggi o svantaggi competitivi portano con sé anche tensioni e quindi anche il rischio, diciamo, di caos che si aggiunge al caos. Sono tutte questioni con le quali bisogna avere a che fare con coraggio e con intelligenza. E non bisogna farlo, diciamo, dividendo da una parte il decisore politico e dall'altra le aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale. È un dibattito che va fatto con chi sviluppa l'intelligenza artificiale. Per questo uno dei deliverable che noi abbiamo voluto nelle conclusioni della presidenza italiana è il labeling, no? Cioè un marchio che consenta a chi utilizza gli strumenti dell'intelligenza artificiale di riconoscere le aziende che si prendono alcuni impegni in tema di trasparenza, in tema di, appunto, ruolo, centralità della persona. Io credo che questo sia uno sviluppo estremamente positivo e quindi è stato un dibattito molto affascinante, è un dibattito molto affascinante, non è un dibattito che finisce qui, noi organizzeremo su questo altre iniziative, ci sono altre nazioni che organizzano diverse iniziative, ricorderete che lo scorso anno ho partecipato anche al Safety Summit organizzato dal mio amico Rishi Sunak e quindi c'è tutto il mondo che si interroga su questa materia e chiaramente anche qui il dibattito non si può fermare a livello europeo, l'Unione Europea è già intervenuta, a livello italiano l'Italia è già intervenuta, cioè ciascuno di noi ha le sue regole, però è un'altra di quelle materie sulle quali diventa fondamentale
la condivisione con un numero più ampio possibile di attori internazionali, e sono decisioni che per essere efficaci devono essere prese a livello globale. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte perché questo era uno dei luoghi nei quali discutere questa governance globale. Siamo Stefano Petrella del Washington Post. Petrella, chiedo scusa. Good afternoon, Madam President, and thank you in advance for your time. Buongiorno, Presidente. Le faccio la domanda in inglese, grazie per dedicarci questo tempo. Come leader, lei è stato alla guida del G7, del vertice che ha appena guidato, e incontrando le controparti. Ci sono anche le recenti vittorie elettorali, risultati elettorali. Adesso non si parla però nel documento dei diritti della comunità LGBT. Una questione che era già venuta fuori in passato. Ora, l'impegno come si ripercuoterà sul suo lavoro da adesso in avanti e come intende utilizzare la sua forza come politica così influente? Cercherà di a far aumentare la forza dell'Italia in Europa? O porterà avanti la linea secondo cui l'Europa è troppo costosa? Sono sicura di aver capito tutta la domanda. In ogni caso non ci sono passi indietro. Non... Sì, magari, grazie. Così sono sicura che ho capito tutto. Ok, sì. Le dicevo, per andare direttamente alle domande, il documento finale del G7 include un riferimento al rischio di passi indietro rispetto al tema dei diritti LGBTQ+. Un tema che le è stato già sollevato in passato da colleghi del G7. Quindi il suo impegno contenuto nella dichiarazione finale del G7, in che modo andrà a influenzare la sua azione politica d'ora in poi e più in generale a livello europeo? In che modo lei, con il suo crescente capacità di influenza a livello europeo, andrà a influenzare le politiche europee su... quello che riterrà. Io ne facevo degli esempi riguardanti le politiche verdi o più in dettaglio il discorso dei puberty blockers. Allora, guardi, su materie come i puberty blockers io penso che queste competenze vadano lasciate agli Stati nazionali e non se ne debba occupare l'Unione Europea. Sul tema degli LGBT la ringrazio per aver ricordato quello che c'è scritto nelle conclusioni, perché anche su questo si è detto che si facevano dei passi indietro, invece lei qui ci dimostra che i passi indietro non sono stati fatti. Come questo influenza la mia linea politica, diciamo, mi pare che quello che è accaduto in questi due anni di governo italiano dimostri una realtà molto diversa da un racconto che purtroppo, mi consenta, vedo animato senza ragione da diversi presunti osservatori. Le ricordo che il governo italiano non ha fatto nessun passo indietro rispetto a quello che è l'attuale normativa in tema di aborto, di diritti degli LGBT e compagnia cantante in questi due anni, e quindi le vostre aspettative sono state, o le aspettative di alcuni, diciamo, sono state, come dire, insomma, deluse. Ecco. Però probabilmente sono state deluse perché il racconto non corrispondeva alla verità, come purtroppo molto spesso ho visto accadere in Italia e nel mondo quando si racconta la realtà italiana. Siamo a Francesco Malfetano del Messaggero. Salve Presidente. All'interno delle conclusioni del vertice è stato inserito un riferimento alla tregua olimpica. Crede che, ritiene che in qualche modo, diciamo, questa possa essere il viatico per una de-escalation in Ucraina? E mi permetta, lei ha sottolineato il ruolo di Joe Biden in questo vertice nel sostegno a Kiev, solo che al prossimo G7 in Canada potrebbe esserci Donald Trump e non Biden. È preoccupata che il ruolo degli Stati Uniti possa cambiare su questo tema? Grazie. Non sono preoccupata per quello che riguarda le elezioni americane, fermo restando che, come sapete, insomma, preferisco non entrare a gamba tesa nelle elezioni degli altri paesi, dei miei paesi alleati, esattamente come non mi è mai piaciuto quando gli altri lo facessero con me. Per quello che riguarda la tregua, è stata inserita, è stata una richiesta francese, secondo me una buona richiesta, è stata inserita all'unanimità. Non so se chiaramente si riuscirà
a ottenere, ma penso che potrebbe essere un altro elemento in una discussione che è complessa, preziosa, molto particolare. Chiaramente lei sa che questo riferimento è stato inserito anche in linea con una risoluzione delle Nazioni Unite. Vedremo che cosa sarà, ma sono contenta che abbiamo fatto, diciamo, la nostra parte, e continueremo a fare la nostra parte per capire se questo possa essere, diciamo, un elemento di de-escalation. Approfitto, mi consenta anche in chiusura, per fare l'in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi 2024. Siamo la Naomiki Nohara della Japan TV. Grazie, buongiorno Presidente. Let me speak in English. Thank you. I'd like to ask about the Vorrei porre una domanda sul piano d'azione del governo giapponese. L'Italia stiamo rafforzando le nostre relazioni di difesa e sicurezza insieme al Giappone. Ci sono progetti importanti come lo sviluppo di un idrojet. Sembra che non solo il Giappone ma anche la Cina siano un partner importante per lo sviluppo nell'area di questi settori. Secondo lei come si potrà continuare a progredire su questo settore dell'Indo-Pacifico e che tipo di collaborazione auspica per consolidare i rapporti con il Giappone? Grazie. Dunque, per quello che riguarda la cooperazione con il Giappone, penso che sia stato fatto negli ultimi due anni degli enormi passi in avanti, come lei sa. Prima con la definizione di un partenariato strategico e adesso con la firma di un piano d'azione. Vuol dire che vogliamo cadenzare il nostro lavoro, il rafforzamento delle nostre relazioni bilaterali. Le aggiungo che mentre chiaramente lavoriamo su questo piano d'azione per rafforzare la nostra cooperazione su moltissimi fronti, a partire dal tema della sicurezza, dal tema della difesa, la sicurezza economica, la questione delle catene di approvvigionamento, che poi sono materia, diciamo, anche del dibattito nel G7, della transizione energetica, dello spazio. Quindi, come lei vede, noi abbiamo dato priorità alle materie strategiche e allo stesso tempo l'Italia, ricordo, ha in questo ultimo anno rafforzato anche la sua presenza nell'Indo-Pacifico con diverse campagne diciamo delle nostre navi, dei nostri aerei. Crediamo ovviamente che sia molto prezioso e sempre più strategico la nostra presenza, la presenza dei paesi del G7 e la presenza italiana nell'Indo-Pacifico, che la questione delle catene d'approvvigionamento ci porti a fare delle valutazioni che sono molto importanti, perché come ci siamo purtroppo dovuti rendere conto quando sono arrivati gli shock, il fatto di aver allungato così tanto le nostre catene d'approvvigionamento e di esserci delle volte di aver consegnato quelle catene d'approvvigionamento a situazioni che noi non potevamo prevedere o ad attori che non potevamo completamente prevedere cosa avrebbero fatto negli anni futuri, ha purtroppo portato dei blocchi molto significativi al nostro sistema produttivo. Oggi la sfida è quella del de-risking, come lei sa, è la sfida della capacità di avvicinare le nostre catene di approvvigionamento e del friendshoring, cioè di agganciare il più possibile le nostre catene di approvvigionamento ai paesi like-minded, no? E è un lavoro che chiaramente stiamo facendo anche con il Giappone, mentre ovviamente sulla Cina ho già risposto in apertura. Chiaramente la Cina è un grande attore, è un attore con il quale noi vogliamo portare avanti il nostro dialogo anche come Italia. Chiaramente bisogna, come sempre si fa tra persone oneste, darsi delle regole di funzionamento, particolarmente per garantire che le aziende che operano sui mercati globali e che operano nei nostri rispettivi sistemi possano farlo con le stesse regole, perché come dicevo il mercato libero è una grande conquista, ma perché il mercato sia davvero libero la condizione, la precondizione è che quel mercato sia anche equo, cioè che tutti abbiano le stesse condizioni, ed è secondo me il messaggio che tutti gli attori possono comprendere bene, che è la base di questo dialogo. Abbiamo Andrea Bonini di Sky TG24.
Buon pomeriggio Presidente, flussi migratori è un tema che entra nelle conclusioni finali, si parla anche di come dire, incentivare i flussi regolari, volevo capire che tipo di soluzione avete immaginato su questo fronte. Per quanto riguarda la coalizione internazionale contro i trafficanti di esseri umani, se ci può spiegare meglio come sarà declinata, modalità, tempi, risorse, se esiste una roadmap. Grazie mille. Grazie a lei. Dunque, per quello che riguarda i flussi di migrazione legali, il documento ribadisce che è chiaramente una delle risposte, no? Abbiamo immaginato un approccio sul tema dell'immigrazione che ha sostanzialmente quattro direttrici. La lotta, il tema della lotta contro i trafficanti, il tema di lavorare a monte alle cause della migrazione, quindi tutto il lavoro sul quale non torno rispetto all'Africa, la capacità di governare, favorire flussi di migrazione legale. Lei ricorderà che quando l'Italia, anche questa diciamo una storia un po' tutta italiana, perché lei ricorderà che quando noi abbiamo avviato il nostro decreto flussi triennale abbiamo immaginato di dare delle quote aggiuntive di migrazione legale alle nazioni che ci aiutavano a combattere la migrazione illegale e i trafficanti di esseri umani. Quindi chiaramente il tema della migrazione legale è un altro aspetto fondamentale, fermo restando che le conclusioni dicono che questo va lasciato in capo agli stati nazionali, cioè non sono le organizzazioni internazionali e multilaterali che possono decidere in luogo degli stati sovrani come debbano gestire i loro flussi di migrazione legale. Dopodiché, per quello che riguarda la coalizione G7 contro il traffico di migranti, chiaramente la sfida è favorire lo scambio di informazioni, promuovere iniziative investigative congiunte per smantellare le reti criminali, promuovere lo scambio di informazioni di intelligence, per lavorare insieme e anche armonizzare le legislazioni, penso al tema della confisca dei profitti illeciti seguendo l'approccio che citavo di Falcone e Borsellino del follow the money. Abbiamo deciso adesso di incaricare i ministri degli interni perché mettano a punto un piano d'azione che dovrà essere adottato quanto prima, quindi noi siamo al lavoro da oggi su questa materia, il tempo che i ministri degli interni dei 7 paesi si incontrano e cominciano a lavorare, definiscono un piano d'azione per essere il prima possibile operativi su questa materia che, come sapete, è per l'Italia di particolare importanza. E abbiamo Ronny Gasbarri dell'agenzia La Press. In piedi, per favore, grazie. Buon pomeriggio Presidente, volevo chiederle tre curiosità legate alle date. È possibile la sua missione in Cina prossimamente, se può darci una data? E riguardo invece ai top jobs europei, volevo sapere se potrebbe essere opportuno aspettare le elezioni legislative in Francia, come potrebbe aver chiesto Macron. E infine riguardo al discorso della Cina, se anche si presenterà come presidente del G7 per affrontare le tematiche di cui avrei parlato prima. Grazie. Sempre riferimento alla Cina, mi perdoni? Ah, ok. Guardi, sì, noi stiamo lavorando a una missione in Cina per le prossime settimane, non ci sono ancora le date precise, ma sicuramente una delle cose che vorrei fare sia, diciamo, per quello che riguarda il piano bilaterale che come sa ho avuto un invito dal presidente Xi Jinping già da diverso tempo. Per quello che riguarda il tema dei top job, noi non, per ora non ne abbiamo parlato, io ho letto su questo le dichiarazioni del ministro Tajani, mi paiono dichiarazioni di buonsenso, non è per noi un tema pregiudiziale, se venisse posto chiaramente ne parleremo lunedì. Non mi ricordo se mi ha fatto un'altra domanda o se le ho risposto. Ok, grazie. Tutto. Abbiamo Francesca Pozzi di Mediaset in piedi, eccola. Buon pomeriggio Presidente. Presidente, tornando alla guerra in Ucraina, ieri la Russia in risposta alle conclusioni del G7 ha posto le condizioni della tregua, ritiro delle truppe ucraine dai territori del Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia e la rinuncia all'adesione alla NATO. Come commenta questo? Grazie. Guardi, ho letto queste dichiarazioni riguardo un'ipotetica proposta di pace, se devo dirle come la penso, mi sembra più un'iniziativa propagandistica che diciamo una
reale proposta di negoziato. Lei sa meglio di me che la Russia ha, diciamo così, unilateralmente annesso 4 regioni ucraine, sa anche che oggi, a distanza di svariati mesi, non controlla queste regioni per intero. Quindi mi pare che se la proposta del Presidente Putin è, diciamo, siamo disposti a una trattativa di pace, se l'Ucraina riconosce l'invasione dell'Ucraina e ancora di più se cede le parti di quelle che oggi sono le parti di quelle regioni che oggi sono sotto il suo controllo, diciamo, ecco, non mi sembra particolarmente efficace come proposta di negoziato quella di dire all'Ucraina che si deve ritirare dall'Ucraina. Se io la leggo così, e quindi, diciamo, mi pare più un'iniziativa di propaganda per non lasciare il tema. Diciamo, io rimasi molto colpita quando il presidente Putin, durante una riunione del G20, disse: noi vogliamo la pace in Ucraina, e risposi: se si vuole la pace in Ucraina basta ritirare le truppe e si ha la pace in Ucraina. No, ma credo che ci sia chiaramente in questo il tentativo di una narrativa che vuole, diciamo, fare controinformazione su dove siano le responsabilità del conflitto. Grazie, e concludiamo con un quotidiano locale della Puglia che ha ospitato il G7, Francesco Gioffredi, Nuovo Quotidiano di Puglia, prego. Salve Presidente, lei ha già avuto modo di spiegare in questi giorni le ragioni anche simboliche che hanno determinato la scelta della Puglia come sede della G7 Presidenza italiana. Poco fa anche ringraziato i pugliesi. Le chiedo comunque un bilancio di questa scelta sotto i vari profili organizzativi, logistici, d'accoglienza, se insomma il territorio nel suo complesso è stato all'altezza. E tornando al valore simbolico della scelta, lei ha posto sempre l'accento sulla Puglia dalla vocazione di ponte strategico nell'ambito del bacino mediterraneo. Da oggi in poi come può essere rafforzata ulteriormente questa vocazione? Grazie. Guardi, da oggi in poi intanto questa vocazione viene rafforzata dalla consapevolezza che i leader mondiali hanno del posto nel quale si sono trovati. E davvero io devo fare i complimenti a tutti i pugliesi. Lei chiedeva se siano stati all'altezza del compito, credo siano stati molto oltre l'altezza del compito, e credo anche, mi consenta, che questa fosse la risposta migliore che si poteva dare ai soliti pregiudizi che abbiamo letto da alcune parti della stampa internazionale anche su questo territorio. Qualcuno può essere arrivato con un'idea, sono certa che tutti sono andati via con un'altra idea. E credo che la forza di questa regione, come insomma dell'Italia nel suo complesso, ma particolarmente della Puglia, sia nella sua capacità, nel suo legame con le sue radici, con le sue tradizioni. Ieri sera, quando il vertice era terminato, dopo uno splendido regalo che ci ha fatto Andrea Bocelli, come sapete, di cantare qualche brano per i leader, io ho voluto che la serata di ieri fosse tutta una serata tradizionale pugliese. C'erano i panzerotti, c'erano gli artigiani, c'erano le signore che facevano le orecchiette a mano, c'era la taranta, c'era la Puglia, c'erano le luminarie che si mettono nelle feste religiose, c'era la Puglia come la conosciamo noi, come la conoscono i pugliesi soprattutto, ma come la conoscono gli italiani. E davvero io sono stata fiera di vedere i leader del G7 a bocca aperta, ma anche insomma, diciamo, delle volte anche meno, per i sapori, per i gusti, per l'identità, no? Le signore che regalavano, io ne ho uno ancora, i braccialetti fatti con il nocciolo dell'ulivo, gli artigiani che lavoravano il legno degli ulivi che abbiamo dovuto eradicare per la xylella, i tavoli che abbiamo fatto con quel legno d'ulivo, perché noi qui siamo sempre capaci di reinventarci. E il segnale che io volevo dare con quella iniziativa, con quella serata, era un po' il tema del borgo globale, no? Vedere i grandi del mondo che parlano sui temi globali, sulle sfide globali, farlo in un borgo, ricordarci che noi non siamo in grado di affrontare quelle sfide se non partiamo dalla nostra identità, perché l'identità che ha fatto di noi la civiltà che siamo. E quindi sono contenta che siamo riusciti a trovare questa splendida sintesi tra queste due cose, che per molti sono incompatibili e per me invece sono una condizione dell'altra. Penso che il messaggio sia arrivato forte e chiaro, e penso che diversi dei leader che sono venuti qui a trovarci torneranno presto a fare le loro vacanze da queste parti.
Grazie a tutti, grazie. Davvero, grazie per il vostro lavoro di questi giorni, siete stati estremamente preziosi, grazie per aver contribuito con il vostro lavoro. Buon rientro a casa per chi riparte.